Raga, volevo rendervi partecipi di quanto sono idiota e delle mie labbra che si sono spaccate. Sto morendo dissanguato. Aiuto. Sono salvo. Sapete che tempo è? È tempo di una doccia. La tecnologia. Questo lo mettiamo per terra. Perché visto che ogni volta che faccio la doccia faccio un casino enorme. Quindi adesso risparmieremo un po' sui danni. Quando sono falso muscoloso, in realtà sono finissimo. Ci vediamo dopo. Ho appena finito di farmi la doccia e questo sarà il mio outfit per stasera. Oh my god, mai vestito così serio. Ma che cos'è questa giacca? E questa camicia con le pizze sopra. Metti da fuoco. Yeah, pizza. Ok, raga, a parte i capelli ci siamo. Sembro un manichino e non ci sto abituato. Aiuto. Uno è un super. Quando il tuo compleanno sfocia in un giocare a freccette con Pazzovis, faremo mille visioni. Mille like, mille canale. Ragazzi, non ci posso dare una carezza sulla barba? Sì. Sta un po' modificato. Sì, modificatissimo. Dai, illustra che ore sono. Sono le, ragazzi, stiamo andando 1:03. E noi stiamo a perdere tempo. E stiamo a modificarci qui, a SDVC. Quando a un certo punto della tua carriera youtubistica diventi ricco. E ci modifichiamo. Esatto, modificazione. Wow, è così modificato che sembri tuning. Quel modificato di Pazzovis. Ciao belli. Ciao. Vai, sbatti, perfetto. Grandioso Pazzovis. Suonatina. Ok, credo che ce ne possiamo andare a cazzo. Ok, raga, sono tornato a casa e qui c'ho i palloni dei 18 classici. Domani penso che vi faccio un vlog perché non avete visto un cazzo. Io ora vado a dormire perché sono 2:30. È stato un bel compleanno, un mucchio di regali. Vi ringrazio tutti. Prima di questo avreste dovuto vedere, almeno poi se è successo o no, un video che poi ho fatto vedere a tutti. Hanno apprezzato, mi hanno fatto dei complimenti grandiosi. Mi hanno detto che è il video migliore che io abbia mai fatto, ma già lo sapevo. E basta. Quindi speriamo di fare tutti i video così. Sì. Ehi, hey, non so quanta roba abbiate visto, però credo che sia abbastanza. Benvenuti in questo nuovo vlog. Sì, un vlog. Ho 18 anni. E ora? Mi ricordo da bambino dicevamo sempre: ah, quando avrò 18 anni farò. Quando avrò 18 anni non potranno dirmi di non entrare là. E quindi facciamo tutte queste cose che facevano tutti i ragazzini. E adesso me le sono scordate tutte e quindi non ne farò nessuna. Grande Robby del passato, mantenuto tutto. Beh, raga, che dirvi? Cioè, è questo. Fine. Comunque passiamo subito ai regali perché poi c'ho fame e vi porto con me. Perché credo che abbiate già visto delle clip dove la mia faccia diventa pane e altre cose insieme a Pazzovis di notte. Comunque cominciamo con i primi regali che sono di Mattia. E il resto non li dirò perché uno non li conoscete, due non so se vogliono essere nominati sulla piattaforma youtubica. Mattia mi ha regalato Destiny, la collezione con tutti i DLC. Io non ho mai giocato a Destiny e quindi grazie Mattia. E poi mi ha gentilmente ucciso il cuore. Grazie perché mi ha dato Until Dawn e sa che io odio giochi di paura e quindi vuole farmi morire. Perfetto, grazie Mattia. Poi passiamo alle altre. Allora, il resto erano tutti soldi e un braccialetto che ho messo qua. La classe mia mi ha regalato questo braccialetto. Non so se si metterà mai a fuoco, ma ci sono tanti piccoli bulloni messi insieme a catena con degli anelli. Forse perché sono sbullonato e quindi yeah. Perfetto, grazie. E Pazzovis mi ha regalato questa fantastica maglietta che è la figaggine. Non so se si vede, ma c'è un teschio stilizzato sopra ed è fantastica, me la metterò un giorno per uscire. Grazie Pazzovis. Il resto mi ha regalato dei soldi e vi ringrazio tantissimo, visto che sono una cosa che serve di più. E basta. Ora grazie a quei soldi ci comprerò un cavalletto decente, perché questo qua sta un po' così. Adesso, visto che dobbiamo andarcene, ve lo faccio vedere. Questo è il mio cavalletto. Cioè, guardate, se io lo tocco, si distrugge, si spacca. È fatto di 50% di 1990. Non so quello che ho detto, quindi andiamo a mangiare, che è meglio. È tipo mezzogiorno, solo che io farò molta, ma molta di più colazione. Non so perché so di ste cose così, senza motivo. C'ho fame. Allora, facciamoci una piadina. Dove stanno le piadine? Eccole qua.
No, cornetti, no. Va bene, prendiamo la piadina. Prendiamo una pentola, una padella. Mi confondo sempre, ecco la padella. Sta scena la... ho fatto un bordello assurdo. Comunque sta scena l'avete vista, mi sa, un bel po' di volte. Quindi credo che non ci sta bisogno di spiegarvi cosa succederà adesso. Perfetto, piadina a cuocere. Mi sto bloccando con le parole e mi dà abbastanza fastidio, perché odio bloccarmi con le parole. Forse perché sono super eccitato che è il mio compleanno. Era 2 giorni fa, 3 giorni fa, non mi ricordo. E davvero ci prendiamo un qualcosa qua sotto. Ed è vuoto. Ah no, c'è il succo là dietro. Ecco succo, ora ti prendo il succo solitario. Eccolo qua. Ho sfasciato tutto. Aiuto. Però abbiamo il succo. Perfetto, ci siamo, benvenuti a pranzo con Robby. Allora, che mi raccontate di bello? Io ora ho 18 anni, come vi ho detto prima, e non è cambiato niente. So cucinarmi le piadine ancora. Wow, nom nom nom. Sto succo sembra codeino, vedi un po' tu. Ah, non è un placement, quindi... Opla. Oggi non ho niente da fare, mi hanno invitato ad uscire e non ci sono andato. Voglio restare a casa e basta. Vabbè che credo che abbiate già visto un bel po' di roba, quindi non so che cretineria fa oggi. Comunque ieri alla festa tutti mi hanno detto che mi sono superato col video che avete già visto voi prima di questo. Beh, modestamente io sono Robby MV, non sono mica il primo stupido sulla terra, no? Quindi oggi passerò tutta la giornata o nottata ad editare video. Oggi è sabato per chi è interessato, quindi non so quando uscirà questo video. Va bene, vi racconto un po' di ieri. Allora, ieri sono andato alla festa. A un certo punto mi sentivo a disagissimo perché non ci sto abituato a essere al centro dell'attenzione. Cioè, ti senti un po', ehi, ansietta incoming. Però tutto è andato bene. Un po' di persone non sono venute per motivi loro, altri non ho potuto invitarli, gli offrirò da bere e basta. Quando sono arrivati tutti, cioè tutti i miei amici in una stanza, è la cosa più strana del mondo, insieme a quelli là della classe, perché erano tutte persone che conoscevo. Cioè, c'è presente per una festa e dici, ah, quello non lo conosco, quello non lo conosco, quello non so chi è, però l'ho visto. Invece là era la mia festa, quindi tutte le persone le conoscevo. Poi siamo andati a ballare, abbiamo fatto un casino, il DJ e il fotografo sono stati grandiosi ed è piaciuto tutto a tutti. Cioè, non c'è stata una cosa che è andata fuori posto, quindi è tutto ok. Yeah, è già passato, quindi non mi sto gufando addosso. No, il pezzo mi è caduto. E quindi ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio mia madre e mio padre che hanno pagato. Sì, è brutto da dire, però è così, è la verità. E poi ho fatto vedere a tutti il video di prima e basta. A un certo punto siamo andati tutti sopra in piazza perché stavamo ad un paese, però la parte bassa dove c'è sto ristorante. E poi siamo saliti sopra e siamo andati ad un bar e ci siamo presi un mucchio di cose che poi ho pagato io. E c'era anche Pazzo, se l'avete già visto nelle clip. Poi sono tornato a casa stanco morto. Mi sono messo a letto cercando un cavalletto e una videocamera. Il cavalletto l'ho trovato, la videocamera no, perché tutte quelle mi fanno schifo. E quindi mi tengo il mio caro e vecchio telefono. Sì. Ah, gli scherzi dei miei amici. Allora, c'erano due bacinelle. Una, prima di tutto uno scatolone con un mucchio di palloncini e delle cose dentro da aprire che poi ho indossato. Ecco perché stavo vestito da donna nelle clip. Sempre se mi passano quelle clip, perché non so se l'hanno registrato. Comunque ve lo racconto, mi hanno vestito da donna, oppure con la cuffietta, se no sti capelli si distruggevano. E poi dopo sto scatolone con tutti sti vestiti ci stava pure il regalo che abbiamo messo, ho messo da parte, che poi si apriva dopo. C'è una bacinella con l'acqua e una con la farina. Io dovevo infilare la testa, la faccia in quella con l'acqua e poi in quella con la farina per prendere i regali. E non ho trovato niente. Sì, ho trovato robaccia e basta. E quindi mi sono fatto la faccia di pane. Poi me la sono andata a lavare fortunatamente, perché più la mettevo nell'acqua più diventava pane, e più la mettevo nella farina e diventava ancora più pane. Quindi c'avevo il pane in faccia e niente, mi sono lavato, ho preso il regalo, quel bel braccialetto che avete visto prima. Bene, ci vediamo dopo. Cosa ci riserva oggi il mondo? Non lo so. So soltanto che oggi c'è il sole e fa freddo. E io sto con questo e una maglia sotto che è alquanto inquietante. Cioè non è una maglia bianca e basta, è una canottiera tipo. Quindi sto messo male. Il problema di dove abito è che non è il sole, è il vento. Perché sopra le montagne, non so se si vede, ma c'è la neve. E quando il vento tira si raffredda. Credo che funzioni così, poi se non funziona così, scusate, sono ignorante. È solo che il sole, cioè, mi sta picchiando in faccia, ma non mi riscalda, mi dà solo fastidio agli occhi. Infatti i miei occhiali stanno diventando neri perché sono intelligenti, non sono come voi haters. Dai, è figo in culo, cioè, guarda, cioè, uno youtuber che ti porta in un suo giardino dove
c'ha le montagne innevate dietro. E ancora il labbro spaccato, perché poi mi sono spaccato pure il labbro ieri, no? E vabbè, è anche questo un problema mentale. Va bene, che posso dirvi? Vi ho detto tutto, vi ho fatto vedere la festa. Mo se il video non arriva a 10 minuti non me ne frega, tanto le pubblicità non posso metterle e sento sconosciuto. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Guardate tutto gli altri video, passate in tutti i social nella descrizione, specialmente Instagram, e noi ci vediamo a un prossimo video. Auguri a me, 18 anni, ciao.